De Risio e Pontisso a centrocampo, Gerardi in difesa, Cernigoi in attacco, calciatore con caratteristiche diverse rispetto a quelle di Ferrari e dunque alternativo. Lazcano continuerà il percorso di crescita nella primavera di Iervese. Sulla carta sono stati migliorati tutti i reparti, di certo è stato innervato il settore nevralgico, laddove cioè inizialmente c'era qualche lacuna. Non solo. L'ultimo giorno di mercato sono state perfezionate le uscite di Galano al Bari, Bocic in prestito secco alla Pistoiese e De Marchi, con la stessa formula, al Sud Tirol. Di certo la rosa è stata, per così dire, asciugata. Il presidente Daniele Sebastiani. Intanto abbiamo snellito la rosa, abbiamo preso quei giocatori che erano funzionali per noi e soprattutto diamo la possibilità al mister di lavorare meglio, anche perché c'erano in rosa alcuni giocatori che avevano un pochettino il musetto lungo, quindi non ci saranno più, sarà anche più facile lavorare con gente coinvolta nel progetto. Abbiamo completato le coppie, abbiamo cercato di migliorarci dal punto di vista qualitativo, poi non lo so se ci siamo riusciti, lo dirà il campo. Se andiamo a vedere dall'inizio, il mister aveva dato più spazio a De Marchi che a Ferrari. E poi il campionato, il campo ha detto che Ferrari ha fatto meglio, De Marchi trovava poco spazio, quindi ha chiesto di essere ceduto e noi ci siamo preoccupati di rimpiazzarlo, anche se abbiamo grande fiducia nel nostro giovane Blanuta. È una grande soddisfazione vedere i ragazzi nostri che esordiscono, però è anche vero che non è che fino ad oggi i ragazzi sono serviti per alimentare le casse della società. La verità è che se ci sono i ragazzi che possono essere venduti, il Pescara rimane, se non ci sono diventa più difficile. Presidente, io sono molto contento per Cernigoi perché mi piace come giocatore, ho visto l'opera diverse volte in diverse circostanze, però volevo chiedere, questa è una curiosità mia, quanto reale era l'obiettivo Longo che poi è stato ingaggiato dal Modena? Ma non c'era l'obiettivo Longo, non c'era perché Longo ci è stato offerto nel momento in cui Mattiassi, anche per capire le intenzioni del giocatore, aveva chiesto al giocatore, il giocatore aveva detto di aspettare l'ultimo giorno, noi non ci abbiamo più pensato. Cernigoi ha fatto di tutto per essere a Pescara, rinunciando pure a qualcosa, quindi quello è l'atteggiamento che vogliamo. Ha pensato anche al rinnovo del contratto di Auteri o no, Presidente? Presto per parlarne. Ma fino a 2 mesi fa lo volevate cacciare Auteri, adesso devo rinnovare il contratto. No, no. Auteri sta bene a Pescara, gode della mia stima, per cui non ha nessun problema. Ma perché? Chi voleva cacciarlo, Presidente? Ma certamente non io, No, dico, come discorso diceva. comunque rinviato a fine stagione, Presidente, non se ne parla più. No, discorso rinviato a quando abbiamo voglia di sederci, anche perché in questa fase, come tutti sapete, c'è una trattativa per la società. Voglio lasciare a chi arriva ampio spazio per fare qualsiasi tipo di scelta, perché forse questo è l'unico anno in cui arriviamo alla fine, non abbiamo mani legate, non abbiamo contratti pesanti, non abbiamo contratti pluriennali con giocatori magari di una certa età, e quindi è giusto lasciare le cose così come stanno adesso, poi più in là si vedrà.